Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi ho pensato di preparare un secondo piatto saporito ma leggero. La ricetta che vi propongo sono i calamari ripieni. Questa ricetta è abbastanza semplice e appetitosa. Questo piatto può essere degustato sia caldo che freddo, a vostro piacere. Con il sugo che ne viene fuori è ottimo per preparare una spaghettata da buon gustai. E ora cosa aspettate? Venite con me in cucina, lo prepariamo insieme! Gli ingredienti che utilizzerò per questa ricetta sono 6 calamari puliti, 150 g di mollica di pane, 60 g di parmigiano grattugiato, 2 uova, 700 ml di passata di pomodoro, aglio, un ciuffo di prezzemolo e basilico quanto basta, 75 ml di vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Il primo passaggio che farò sarà quello di tagliare a piccoli pezzi i tentacoli. In una padella verso l'olio, l'aglio tagliato a piccoli pezzi e i tentacoli. Faccio rosolare per qualche minuto. A questo punto verso il vino e faccio sfumare, salo e pepo e faccio cuocere ancora per un paio di minuti. In una ciotola metto la mollica, il parmigiano, le uova, i tentacoli ormai intiepiditi, e il prezzemolo tritato finemente. Amalgamo bene il tutto. Con il composto ottenuto e aiutandomi con un cucchiaino, riempi i calamari. Faccio attenzione a non riempirli troppo perché durante la cottura i calamari si ritirano e rischiano di scoppiare. E ora chiudo ogni calamaro con uno stecchino. Nella padella verso un filo d'olio, adagio i calamari e li faccio rosolare per alcuni minuti a fuoco medio. Li rigiro con delicatezza. Dopo qualche minuto sfumo con il vino. Quando sarà evaporato, verso la passata di pomodoro. Copro la padella con un coperchio e continuo la cottura per 20-30 minuti. I calamari ripieni sono pronti. Consiglio di servirli ben caldi, accompagnandoli con il sughetto. Che buon profumino! Questi calamari sono proprio deliziosi ed invitanti. A presto!